Sono qui su Zwift perché c'è un evento che mi interessava. Praticamente una pedalata tutti insieme con due professionisti della Trek. Vediamo se riesco a farvi vedere l'evento. Eccolo qua. Dovrebbe iniziare alle 17. Già 750 adesioni. Praticamente un allenamento insieme a due professionisti, Jacopo Mosca e l'altro, non ricordo il nome. Si pedala tutta assieme a una velocità costante, facciamo un trasferimento. Anche questo è un altro modo per rendere meno noiosi i rulli. Eccoci qua, tutti con la stessa maglia. Per adesso siamo solo a 50, però qui mi risultano 740 adesioni. Si collegheranno tutti assieme negli ultimi 10 minuti. Adesso ne mancano ancora 13. Vediamo se è arrivato, se sono arrivati i pro. Nice! Allora, vediamo. È collegato adesso. Diamogli un bel pollice. 2 minuti. Siamo 500 partenti. Allora, le due luci che si vedono sul percorso mentre pedaliamo saranno segnalati, i due professionisti ospiti saranno segnalati con quelle freccette. Vediamo che non fanno un'andatura troppo forte. 600 partenti, manca 1 minuto e arriviamo a 650, 700, 610. Adesso ci sarà, tutti cercheranno di andare vicino ai pro. Senza volerlo, ma sono sempre attaccato a lui. Prendiamoci sta piuma. Per attivare i bonus bisogna cliccare sopra o col mouse o con l'app. Oh, ma Jacopo Mosca dove si è staccato? Ha perso la ruota. Swift, al contrario di Bicool, la scia si sente tanto. Con Bicool è più difficile spostare la scia perché è un po' diverso, va più a scatti la scia. Invece qui quando sei nella pancia del gruppo la senti come. Thank you.
quando il professionista scrive qualcosa sulla chat, compare il primo schermo. Adesso ce l'abbiamo laggiù. Piano piano risaliamo. È lo svantaggio sul Smith di non sapere l'inglese. Vuol dire tanto, eh? Le tornate di gruppo non sono tanto faticose perché più o meno si tiene una velocità costante. Non sono come le race di gare. Stanno dialogando tra di loro, però non capisco di me. Ah, forse mi si è avuto un problema di connessione, Jacopo Mosca. Jacopo Mosca ha avuto problemi di connessione, magari è partito dopo. Adesso addirittura fanno fuori. Quando è così, perché non vanno a farsi le gare? Come quelli lì che in allenamento fanno sempre il diavolo a 4, poi non prendono mai il numero per gareggiare. Probabilmente il professionista inglese è andato dietro ad aspettare Jacopo Mosca, che ha avuto problemi di connessione. Quello riporterà dentro. Ah, guardalo lì dove staccato dietro, si vede che vedete il percorso in alto. Primo gruppo, poi c'è un buco, poi c'è il gruppo dove sono io con la freccetta rossa, poi c'è un altro gruppo e dietro c'è la freccetta del pro che cerca di rientrare. Ma queste bestie mica rallentano per farlo rientrare. Vediamo il buco. Danno un like. Posso andare 50. Allora, ricapitoliamo. Pronti via. Jacopo Mosca ha avuto problemi di connessione. Ho preso un distacco, non so più un minuto. L'altro professionista si è staccato per aspettare. E non rientrano più a questa velocità. Questo è un allenamento in gruppo senza classifica, però continuano a tirare come animali. Oh, è attaccati a ruota, porco di... E oggi si viaggia come un agonista. Diciassette minuti e abbiamo finito. Abbiamo già 28 chilometri. Ecco, ci daremo con 42-43 chilometri in un'ora. Un buon allenamento, però avrei preferito rimanere in compagnia dei due pro, ma hanno avuto problemi di connessione. Pazienza. Oh, nessuno si decide a fare una traiata per rientrare. Hanno tutti da più, ma a me non mi dà niente. Minchia, 55 minuti, abbiamo fatto 44, 40 km.
Alla fine ci sarà una marea di pollici in su, come una liberazione. Ciao! Allora, sei pronto? Sei già dentro Zwift te? Ma stai già pedalando? Ah, per sistemare qua il videoproiettore. Ah, stai già sistemando il videoproiettore? No, nel senso, sto studiando il modo come sistemarlo nel miglior modo possibile. Ah, ho capito. Però poi ho un lavoro che devo fare. Non è che è una cosa che posso fare un attimo. Ah sì, con tranquillità, sì. Sì, mi metto lì tranquillo, mi studio la traiettoria. Di gare belle ce n'è una alle 16:45. Però è ancora presto, eh? Ci possiamo scaldare un po'. E quindi che devo fare? Adesso ti raggiungo, aspetta che arrivo. Io non ho maglia arancione con la zera sulla schiena, piccolina, è un casco rognoso. Vabbè, tu pedala normalmente che io vedo se riesco ad arrivare dove sei te. Ok, quindi io devo fare un'uscita all'evento. No, no, non ci andiamo più là. Io sono qua, tutti quanti sono incolonnati, chi cammina a destra, chi cammina a sinistra, che devo fare Ma adesso dove sei? In Francia? qua? In Francia, io non ho selezionato niente, devo uscire quindi da qua. No, 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 tu pedala, pedala normalmente. Normalmente ma non mi devo unire qua. No, no, no. Aspetta che pedalo, vediamo quello che succede. Vedi se i rulli li senti come prima oppure è normale. Andando a 79 va. Adesso arrivo anch'io, eh. Adesso mi sento normale, vedi qua. Ah, meno male, va. Vediamo se c'è un pezzo di. Troviamo un pezzo di salita per vedere se i rulli vanno bene. Qua sembra di essere in tangenziale. Hai la maglia arancione, hai la maglia arancione. Sembra di essere sulla Salerno Reggio Calabria d'agosto. È lì che la scia su Zwift la senti più che su Bicur, eh? Subito il cambio, va? Allora facciamo così, guarda, per non fare casini, usciamo, schiaccia menu,
Termina pedalata. Questo è il difetto di Zwift. Sì, perché eliminiamo quel base campo lì che c'è. E quella sessione là. dobbiamo andare a cancellare quell'evento che abbiamo scelto per primo. Adesso in alto, prossimi eventi, vedi? Ce Prossimi eventi, sì. n'hai due o ce n'è solo uno? Allora, il primo, se vai col mouse sopra, dovrebbe uscire. È schermata, esci, bravo. Ok, sono uscito. Adesso il Mentre nel secondo c'è secondo. scritto quello là che abbiamo selezionato. C'è scritto going, no? Going, sì. Comincia in 16 minuti? Vabbè, Comincia in 16 minuti. lascialo lì tranquillo. Adesso. Ti sto guardando, eh? Ah, c'è la bici Swift. Sei un po' razzo. Sei bianca. Se tu vai. Ma boh, io direi che possiamo anche andare in griglia, così pigliamo le prime posizioni. Andiamo in griglia o pedaliamo? Sì, unisci all'evento. No, ma manca ancora un po', poi arriveremo a 50, ne sa. No, no, arrivano. Comunque quant'è? Non mi ricordo, 28 km, non è corta questa. No, dico, non è corta, è bella tosta. Poi mi sembra che ci sia. Ci sono 350 metri di dislivello. No, questa è una gara. Qui c'è la classifica. Qui c'è la classifica, eh. È perché è una vintage. Fanno partire tutti con la stessa maglia. 2 minuti, eh. Ah, lo spegniamo? Ci sentiamo dopo? Ah. E quando manca 2 secondi, dai già watt, così prendi posizione. Arrivare, ultimo chilometro. Ma è stata una cazzata. È una cazzata, partenza griglia e poi era unica. No, dico, la partenza non era solo di categoria, hai visto? Ma non so perché hanno aperto le griglie tutte assieme. Di categoria quanto sei arrivato? Ma di categoria? Ah, dopo lo vediamo. Adesso c'ho la volata, eh. Troppo lontano. Troppo lontano 400 metri. Aspetta che faccio sta volata, eh.
Madonna. Ma tu vedi, assoluto quanto sei arrivato? Adesso poi vediamo. Perché sono partito troppo lungo. Perché io ero convinto che dicevo fanculo, faccio la volata dei poveri per la 23 80. E quindi sono partito lungo. Perché niente, poi alla Ma no, fine. aspetta, Orazio Arrigo, sei quinto. No, quinto assoluto. È primo di categoria. Minchia, ma sei andato fortissimo. Primo assoluto, categoria D, Orazio Arrigo. Secondo, T49. Terzo, Pino Ferrari, a 3 minuti da Orazio. Sta minchia, 3 minuti mi hai dato. Madonna, hai volato, Dio. Porca puttana, 3 minuti. Io mi aspettavo di arrivare terzo o quarto, ma non a 3 minuti dal primo. No, il primo sei te. Quinto assoluto, ma il primo di categoria e io ho 3 minuti da te. Il primo c'ha. Ah, sai perché non me lo dà la A? Perché loro avevano 4 giri, noi 3, loro hanno continuato. Anche la B non c'è. C'è solo la C. No, no, no. Sai com'è andata? Ci ha fatto partire tutti assieme. E io dovevo ancora i controlli di A, contro i professionisti. Poi al terzo giro a noi ci ha dato il traguardo, a loro le ha fatti proseguire. Andavo a 600 watt per prendermi la cosa Addirittura. pazzesca, mi ho fatto un fuorigiri allucinante e poi ho detto no, ma io qua mi ritiro. Allora poi mi sono andato a prendere sto gruppetto e ho detto no, allora rimango a ruota a questi. E sono rimasto a ruota a questi, ma stringevi i denti. Però non lo so di che categoria erano, io ero lì in mezzo, ogni tanto i primi rossi, Allora poi... avevi la categoria A, eri nel gruppo della A, per questo sei arrivato quinto assoluto, perché poi tu hai finito, loro hanno proseguito. Ah, ecco, infatti, hai visto qua. Perché io ho fatto la volata, ti dico, e sulla linea a 50 metri mi ha scavalcato il mondo, ma invece loro hanno proseguito, capito? Sì. Quindi alla fine ho fatto.